Progetti, dibattiti, iniziative sul riuso e riciclo, forme di mobilità green. Sono questi i temi al centro della prima edizione della Settimana Nazionale della Rigenerazione, indetta dal Ministero dell'Istruzione per coinvolgere le scuole italiane dal 3 al 5 novembre in attività green, favorendo la diffusione di una maggiore consapevolezza e conoscenza dei temi sostenibili anche tra i più giovani. E proprio nei giorni in cui a Glasgow con la COP26 si gioca la partita più importante per le sorti climatiche e ambientali della nostra terra, il piano di rigenerazione rappresenta un'occasione unica per consolidare quel legame imprescindibile tra uomo e natura, al fine di rendere i giovani di oggi protagonisti del cambiamento di domani. La prima settimana dell'educazione alla sostenibilità, dedicata a tutti, non solo a chi frequenta la scuola, a chi abita la scuola. Di certo, in quella settimana, tutte le scuole, tutti i docenti, il personale scolastico e i ragazzi dovranno e potranno essere impegnati in attività, in laboratori, in momenti di riflessione sulla sostenibilità, sulla transizione ecologica. Lo facciamo il 3 per dare inizio a questo anno scolastico della sostenibilità, che prevede un piano sistemico, il piano Rigenerazione Scuola. Stiamo mettendo risorse economiche, stiamo mettendo a disposizione una Green Community, cioè un insieme di soggetti, di operatori, di esperti, di rigeneratori che aiuteranno i docenti a formare gli studenti e le studentesse e a formare anche se stessi, e in più anche piano piano aggiungeremo tutti quegli strumenti didattici che potranno aiutarci. L'educazione civica che abbiamo l'anno scorso messo a regime in tutte le scuole italiane adesso vede una parte di essa, un pilastro, quello dell'educazione ambientale, ampliato grazie a questo piano sistemico. Il 3 iniziamo un nuovo modo di fare scuola, rigeneriamo anche la scuola. Dai laboratori enogastronomici per la preparazione di piatti della tradizione nel rispetto dell'ambiente, alle attività di ripulitura di spiagge e siti archeologici, passando poi per i dibattiti sulla sostenibilità e la messa a dimora di alberi e piante. Insomma, un programma articolato per favorire non solo lo sviluppo di azioni innovative da parte di soggetti pubblici e privati, ma soprattutto per rendere il messaggio scientifico accessibile a tutti i cittadini, facilitando al contempo un dialogo proattivo con le istituzioni per la protezione dell'ambiente. Educazione ed ambiente. Siamo tutti convinti che sia un momento fondamentale. È tornato importante parlare di salute, parlare di ambiente, parlare di eguaglianza. Non è soltanto sostenibilità, ma è la capacità di rigenerare l'ambiente e quindi anche la scuola. È da lì che si parte ed è lì che stiamo partendo.